Bene, grazie moltissimo alla banda comunale che sta allietando questa nostra festa e che è stato veramente è veramente un piacere avere qui con noi. Due parole solo di benvenuto a nome dell'istituzione Monsignor Pietro Zerbi, istituzione che ha in gestione con delega da parte dell'amministrazione comunale la gestione dei nidi comunali e delle scuole dell'infanzia. Benvenuto anche a nome del comitato di partecipazione, di cui vedete qui accanto a me Gabriele Musarò, che è il presidente del comitato di partecipazione. Questa festa è stata fortemente voluta dal comitato di partecipazione, dove sono ampiamente rappresentati i genitori dei bimbi che frequentano i nidi comunali e dalle educatrici che hanno e dalle cuoche che ci hanno sostenuto con il buffet di cui poi potremo apprezzare la bontà. Bene, io non dico altro, passo la parola per fare da filo conduttore al presidente e poi a Cinzia Consiglieri, vera anima dei nidi comunali, coordinatrice dei nidi, che in sordina è sempre sul pezzo e sempre presente per qualsiasi esigenza dei nostri bambini. Spero che possiate godere veramente di questa festa, il tempo sembra assisterci e buona giornata a tutti quanti. Grazie. Grazie dottoressa. Io volevo semplicemente ringraziare intanto chi ha organizzato questa bellissima festa e dire che da parte nostra è un modo per davvero dire grazie a chi da tanto tempo si occupa della proto-educazione dei nostri bambini qui a Saronno, perché siamo convinti che l'asilo nido è certamente il primo passo per la formazione dei futuri cittadini, per cui ringraziamo chi da tanto tempo si occupa dei nostri bambini qui a Saronno. Grazie. Grazie a te. Allora, passo la parola al vice sindaco Valerio Vaglioni. Non ti sei sprecata. No, ma dopo me ne servo per la fine. Bene, a nome di tutta la giunta e del sindaco porgo i saluti dell'amministrazione comunale. Io sono anche un po' coinvolta personalmente perché, come la signora Moneta, allora coordinatrice dei nidi, io facevo ciò che fa oggi Musarò, ero presidente del comitato di partecipazione di uno dei due nidi. Allora erano separati, uno un presidente alla Rodari e un presidente alla Gianetti, quindi è passato un po' di tempo, insomma, perché ormai sono nonna e quindi c'è passato del tempo, però mi ricordo fin da allora l'impegno, la fatica, la voglia, l'energia che veniva quotidianamente profusa nei nidi. Per me conoscere i nidi allora da mamma era stata una bella esperienza, perché avevo visto un pezzo di amministrazione che funzionava bene, a cui non si poteva addebitare i soliti mali, le magagne dell'amministrazione pubblica, la burocrazia e quant'altro. No, si andava sul sodo, cioè come si tengono i bambini, come li si fa crescere, come li si alleva, e credo che questa cosa continui ancora oggi, per quanto ho potuto vedere da un altro punto di vista, di punto di osservazione, ma il lavoro è continuo e importante. La nostra amministrazione ha deciso di passare la gestione degli asili nido alla istituzione proprio per avvalerci di possibilità normative recenti che consentono all'istituzione di assumere, cioè di avere personale dipendente aggiuntivo, per cosa che non è più concesso da tempo per i problemi delle casse di bilancio al comune. E quindi questo manifesta proprio la volontà di non depraudare, di non indebolire, di non lasciare che i nidi si assottiglino. Noi vogliamo che queste due realtà vive della nostra città continuino ad esistere, continuino a poter erogare il loro servizio. Tutti gli anni
noi garantiamo a 120 bambini della nostra città e più, perché i part time sono in qualche modo aggiuntivi, di poter avere un posto all'asilo nido, e grazie al sistema dei voucher che ci ha consentito anche di usare la rete dei nidi privati senza rincari di prezzo per molti altri genitori, noi riusciamo a dare una risposta intorno all'80-85% delle famiglie che richiedono un posto all'asilo nido a pari condizioni economiche. Purtroppo c'è un 10-15% che resta fuori, che comunque può trovare un posto nei nidi privati, ma finendo le risorse regionali ad un certo punto della lista, comunque sono sicuramente le famiglie che hanno condizioni economiche migliori. Direi che trovare il posto per l'80-85% dei famiglie richiedenti nido in un comune è quasi un record. Milano si attesta intorno al 20%, per dirne uno, ecco. Quindi noi siamo orgogliosi di questa nostra realtà che continuiamo a sostenere, e io ringrazio proprio pubblicamente la Moneta, la signorina Moneta e la Cinzia, perché io le ho sempre viste allora e ora come anime forti di questa realtà. E grazie a tutti i partecipanti. Allora, io passerei la parola a Gabriella, dovrei passarla a Don Armando, ma sì, anch'io sono d'accordo, dopo una cosa così burocratica del sindaco. Passerei a Gabriella perché è un pezzo di storia grande, è un pezzo di storia che tutti abbiamo nel cuore, e la sua esperienza secondo me è preziosa per tutti e ci ha fatto l'onore di partecipare. Sinceramente mi è un po' difficile parlare perché tanti ricordi mi vengono nella mente e spero di non emozionarmi troppo. Beh, innanzitutto devo dire grazie a tutta l'organizzazione, perché ha fatto di questo nido un punto di onore per la città. E questo grazie va, penso, principalmente alla signora Nina Gianetti, che nel suo dolore di aver perso una figlia e una nipote ha voluto questo nido precorrendo i tempi. 50 anni fa nessuno pensava all'asilo nido, ma col suo cuore materno ha voluto questo nido dedicandolo alla figlia Pina Gianetti. Ora, una piccola sofferenza mi veniva quando passavo, sentivo la gente che è il nido di via Tomaseo, e mi spiaceva un po' perché dicevo no, il nido Pina Gianetti deve essere e deve rimanere un orgoglio per la città. Che cosa posso dire? Che qui ho passato gli anni più belli della mia vita. Non sono invecchiata qui, perché ero sempre mamma di bambini piccoli, perciò 16 anni della mia vita sono stati come un anno, ero sempre giovane. Quando sono arrivata, l'istituzione che gestiva questo nido era l'ONMI, Opera Nazionale Maternità e Infanzia, e chi era presente qua erano delle brave mamme che curavano i bambini piccoli, perché le mamme erano nella necessità di andare al lavoro. Quando sono arrivata io ho rivoluzionato un po', perché io sostenevo che il bambino non è da curare ma da educare. La mentalità di allora invece era che fino a 3 anni si dovevano curare, dopo i 3 anni educare. Comunque devo dire che le persone che mi hanno affiancato nell'educazione sono state abbastanza aperte a recepire questo passaggio di cura a educazione. Non è stato tutto rose e fiori, perché erano gli anni del dopo 68, perciò c'erano parecchie rivoluzioni in giro. Devo dire comunque che passo passo
Dopo qualche anno siamo passati al comune, la regione si è fatto carico dell'asilo nido e ci sono stati dei corsi di formazione così da riqualificare il personale. Si è raggiunto, penso, anche un buon livello. Io ho nella mente il mio arrivo con 35-40 bambini in quel salone di là. Non si riusciva neanche a sentirli perché era la bolgia. Poi invece si sono suddivisi vari spazi, vari ambienti e si è arrivati poi alla fin fine riuscire a portarli a fare le passeggiate al mercato, sul lago di Como per farle sperimentare il treno, il pullman, il battello. Perciò erano momenti veramente di grande tensione e attenzione per i bambini, però delle esperienze bellissime per questi bambini. Provare a fare le torte con loro, cose di questo genere. E anche socialmente è cresciuta la famiglia perché si è arrivati al comitato allora di gestione. Ci sono state anche delle lotte, delle discussioni, però tutto al fine e al bene dei bambini. Quello che adesso un pochino mi fa soffrire è che non ci sono troppi bambini qua presenti. Ecco, speriamo bene questo. Io auguro ancora 50 anni, forse non proprio in questa struttura perché diventa un po' obsoleta anche lei, ecco. Però più di 50 anni per queste istituzioni che fanno il bene dei bambini oltre che ai genitori, perché io sono sempre un po' all'antica. Il nido è un aiuto ai genitori, però il nido ha il dovere sacrosanto di fare del meglio per non sostituire la famiglia, ma per integrare la famiglia, che è il perno e la cosa principale che sappiamo tutti. Grazie a tutti voi. C'è quasi commosso. Quasi commosso. Allora, io me la tengo per ultima la parola, lascerei a Lucia Saccardo, che è la nuova dirigente amministrativa da cui dall'anno scorso i nidi dipendono, ma che ci conosce come mamma. Esatto. Io mi associo, non posso che associarmi in pieno, condividere in pieno le parole di Gabriella Moneta. Per cui veramente anch'io ho scoperto il nido quasi una trentina d'anni fa per i miei bambini. Sono stata una grande sostenitrice del nido, sempre però con l'idea che la famiglia e il nido insieme devono cooperare moltissimo nell'educazione del bambino. I nidi a volte si portano via, tra virgolette, i momenti migliori dei nostri figli, nel senso magari i primi passi li vedono magari le maestre del nido, le educatrici del nido e non la mamma. Ecco, questo è un aspetto per cui veramente noi abbiamo nelle educatrici delle seconde mamme per tutto quello che ne comporta. Quindi io veramente ringrazio il fatto che i nidi di Saronno siano veramente ottimi, questo è sicuramente. Poi c'è lo sforzo da parte di tutti per conciliare quelle che sono veramente le esigenze delle famiglie, ma anche i nuovi bisogni pubblici, per cui ancora una volta è necessario avere questa forma di grossa cooperazione tra tutte le componenti della città. Ecco, nel rispetto dei ruoli,
ma anche appunto nella comprensione di quelle che sono le esigenze di tutti. Grazie veramente anche alle attuali equip, alcune, visto che hanno spostato l'età pensionabile, sono rimaste tali, da soprattutto quelle dell'asilo Candia sono rimaste tali e quali a quelle di 30 anni fa o quasi, mentre magari quelle del nido Gianetti c'è stato forse un po' più di turnover. Anche qui accolgo benissimo lo stimolo della vice sindaco, è nostro impegno quello di garantire una continuità sia per quanto riguarda il ruolo educativo delle persone, quindi una garanzia alle famiglie, sia per quanto riguarda una sicurezza del posto di lavoro. Grazie. La lascio per ultima, parlo io. Allora, io ringrazio soprattutto per aver avuto il lavoro, forse uno dei più belli, e ho sempre detto scherzando, ci porta molto vicino al paradiso questo lavoro. Ecco, i bambini, Lucia ha detto che abbiamo le gioie dei primi passi, e la gioia di quando ci riconoscono, ma abbiamo anche la fatica del primo distacco. Questa è una fatica grossa e negli anni abbiamo imparato anche a viverla bene noi, a farla vivere bene ai genitori e ai bambini. L'altro ringraziamento va sicuramente alla famiglia Gianetti, perché tutto questo non ci sarebbe stato senza il loro contributo e la loro donazione. Per cui un grosso grazie alla famiglia Gianetti, di cui abbiamo qui due eredi. L'altro grande grazie è all'amministrazione, che ha sempre concesso che i nidi andassero avanti fra mille difficoltà, più sia economiche che no, perché si sa che è un servizio che non dà grandissime entrate, nonostante le rette. L'altro grazie va a tutte le mie colleghe. Per commemorare questi 50 anni io ho fatto un tuffo nel passato e sono andata nella storia a trovare le colleghe con cui ho iniziato a lavorare, che purtroppo non possono essere presenti perché la più giovane ha 81 anni, in realtà doveva arrivarne una un po' più giovane che è stata assunta l'anno prima di me, però non la vedo. Per cui un grazie a loro, un grazie, eccola là che si è fatta vedere. Per cui è arrivata. È l'unica collega di quando io ho iniziato a lavorare, oltre a Gabriella Moneta, stiamo parlando del 75, e tutte loro mi hanno insegnato qualcosa, che mi porta ancora nel cuore. Come tutte le colleghe che ho adesso, ausiliarie e non, continuano a insegnare qualcosa, come anche i bambini e i genitori. Perché noi cresciamo insieme ai nostri bambini e insieme alle nostre famiglie. Per cui un grazie di cuore a tutte queste persone che hanno fatto parte della nostra esperienza di asilo nido. Lascerei la parola a Don Armando, che così chiude in bellezza, e dopo ci sarà un rinfresco e giochi per i bimbi. E la banda, grazie alla banda che ci avete fatto sudare tantissimo. Grazie. Io dovrei a questo punto benedire, ma è esattamente quello che si è iniziato a fare fin dalle prime parole e da tutti quelli che hanno parlato. Cosa hanno fatto fino adesso? Hanno benedetto, cioè hanno detto bene di questa realtà, di tutte le persone che ci hanno lavorato, di tutte le persone che ci lavorano, dei bambini, delle loro famiglie, di chi ha permesso tutto questo nella storia, dalla Nina Gianetti fino a oggi all'amministrazione comunale. Ecco, vedete, il benedire è un qualcosa di estremamente naturale. Ce l'abbiamo dentro tutto, solo che lo tiriamo fuori solo nei momenti migliori. Dovremmo tirarlo fuori molto di più, anche semplicemente a casa nostra, nel benedirci un po' reciprocamente, non mandarti a benedire però, benedire tu, che mandarti a benedire vai a farti benedire da un altro, no? Ti benedico io, dico io bene di te.
questo mi sembra appunto che stiamo ascoltando ormai da un po' di minuti tante bellissime benedizioni. Io voglio farvi notare che c'è uno stile che è un po' lo stile della Chiesa. All'inizio la Nina Gianetti ha aperto questo giro anzitutto guardando molto avanti. Mi ha commosso quando ho letto lì fuori che per le donne lavoratrici nel 63 le donne lavoratrici non potevano accudire, prima erano tutte a casa praticamente le mamme perché lavoravano in campagna, perché erano artigiani i loro mariti e loro stesse o commercianti, da lì c'era l'industria anche nella nostra, allora ecco che le mamme lavoratrici avevano bisogno di qualcuno che le aiutasse, bellissimo questo guardare avanti. E con chi ha iniziato? Con tre suore. All'inizio spesso succede che la Chiesa avvii delle cose, poi a un certo punto, non ho capito quando ma non mi importa, le suore si sono tirate indietro. Come? 73. Ecco, quando è arrivata la Gabriella Moneta, ecco, a un certo punto le suore si tirano indietro e danno spazio ai laici, alle famiglie, alle organizzazioni civili. Questo è molto bello, questo l'hanno fatto tanti secoli fa con gli ospedali e poi qualche decennio fa quasi tutte le suore si sono ritirate dagli ospedali. È stato fatto, insomma, è inutile che stiamo qui a rifare la storia. Ancora oggi nelle missioni arrivano i nostri missionari, adesso vengono loro da noi, arrivavano i nostri missionari, facevano la chiesa, costruivano la comunità e poi se ne andavano e lasciavano tutto al vescovo locale, alla gente del luogo. Questo mi sembra molto bello. E quanto a Saronno? Io l'ho trovato, fin quando sono arrivato un anno fa, ho subito detto, mi piace molto questa sana laicità, cioè il rapporto tra chiesa e pubblico e civile e gente, mi sembra bello, sano. Ho notato, adesso ho delle prove, ci sono 9 scuole materne, non parlo dei nidi, sono 2, 9 scuole dell'infanzia. Molte stanno in luoghi ecclesiali, tutte sono gestite dal comune. C'è questo continuo interscambio e reciproca fiducia e reciproca collaborazione. Mi sembra molto bello che sia una ricchezza preziosa per le nostre famiglie. Ecco, detto questo, vorrei appunto dire una preghiera che è lasciare a Dio, che noi cristiani crediamo sia padre di ciascuno di noi, di dire anche lui la sua di benedizione. Abbiamo sentito tante persone, adesso la benedizione così religiosa vuol dire anche questo, lasciamo a Dio che dica anche lui la sua. E non lo diciamo una religione in prevalenza sull'altra, io credo che ogni religione quando una parla, parla a nome di tutte. E quando tutte si sentano rappresentate, qua in Italia magari è più facile che la rappresenti un prete, se fossimo in Arabia Saudita probabilmente sarebbe meglio rappresentata da un imam, però io credo che nessuno rappresenti se stesso contro gli altri, ma tutti rappresenti tutti, tutti rappresentino tutti. Preghiamo. Tuo Padre, che nel Cristo Gesù, tuo Figlio, ci hai dato il modello dell'uomo nuovo che cresce in sapienza, età e grazia, fa che attraverso le varie tappe della crescita progrediamo, i nostri figli progrediscano nelle conquiste dello Spirito. Tuo Padre, che per la formazione integrale, cioè totale, vera, di ogni uomo, richiedi la cooperazione di tanti educatori, di tante persone intorno ai genitori, fa che gli educatori e gli insegnanti si impegnino a promuovere il bene di tutti. Infine, tu Padre, che sei autore della dignità di ogni uomo, fa che i benefici di questa autentica comunità educante
raggiungano tutte le famiglie, tutti i bambini che ne usufruiscono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Mi tiene. Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E tanti tanti auguri, grazie a chi ha permesso 50 anni di storia. Altri 50, altri 100. Grazie. Allora, lasciamo un po' di spazio alla banda, che siamo... hanno fatto un'entrata trionfale, ma poi non le abbiamo più lasciato spazio, ringraziandola ancora. Ringrazio tutti per la partecipazione. C'è in giro Solletico, che non so dove sia finito, con tanti palloncini per i bimbi. E fra 5 minuti sarà aperto il buffet. Grazie a tutti.